E benvenuti ragazzi e ragazzi, bentornati in questo video, sono sempre vostro amico il Grande Mark. E oggi siamo di nuovo su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing, come ogni martedì. Beh ragazzi, primo video del giorno, episodio numero 2 della seconda stagione, versione global nel nostro account principale. E oggi entriamo in questo video, anzi, iniziamo questo video con uno degli artwork più belli di Naruto. Questo è l'artwork di Hinata Wisdom 6 stelle. Diciamo tra virgolette LR. Tra virgolette consideriamolo un LR, ma in sostanza Legendary Star possiamo dire. Con Legendary Star che è bellissimo. È bellissimo, mi piace troppo. Ovviamente avendo anche Neji Legendary Star a 6 stelle, è bello averne uno in più. E non so ancora se mi porto, non mi ricordo di averne un altro che ha sta cosa, non mi ricordo. Ah, forse sì. Oddio, ce n'avevo un altro. Avevo un altro 5 stelle che era dell'Ultimate Blazing Bash. Qua c'è qualcosa che mi puzza. Perché non trovo più. Eppure io l'avevo trovato. Se non vado errato, non mi ricordo più. Vabbè. Oh, per adesso lasciamo perdere. Intanto è uscita, giusto per iniziare a dire questa newsetta carina, è uscito un nuovo Ultimate Blazing Bash con Itachi e Shisui Uchiha. Itachi Uchiha Body Health 1034, Strength 1164, Range vasto, quindi credo che sia quello di belle grande. E come Ninjutsu abbiamo Shrike, invece come Shisui Uchiha abbiamo Ginding Light e l'altro era Eyes Gazing Over the Future. Health, ovviamente è un breve di lui. 1204, Strength 1206, Range medio, quindi ci sta. Ninjutsu Teleport Combo Attack. Poi abbiamo Naruto Uzumaki, che voglio ancora trovarlo. Hashirama Senju e Haku. E poi ovviamente c'è sempre quello del April Fool's. E proprio oggi parleremo dell'April Fool's e andremo nell'Emergency Mission. Perché andremo a fare The Dragon King e The Otherworldly Labyrinth. Wrath of the Dragon King C. Solo mission. Andiamo, perché sta missione in Cina, come vedete, non l'ho ancora iniziata per niente. Infatti sceglieremo quello amico e useremo per adesso il mio team 1. Start mission. Go. Infatti qua nel mondo che ha creato Madara, o Madara per chi dice così, fino a lì, infatti, in questo mondo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Blazing the Fast is a Fantastic, quello che cacchio è. In sostanza viene teletrasportato in un mondo fantasy e non più nel suo mondo narutiano, possiamo chiamarlo tra virgolette. E questo è Naruto, quello che vi potete vedere, Sasuke e Kakashi. Naruto il guerriero,
Sasuke l'arciere e Kakashi il mago. Sakura è la principessa? Posi domanda, magari. E quello che la salverà sarà Sasuke invece di Naruto. Vabbè, è così che funziona la vita, è così. Dai. Carichi. Poi qualcun altro magari. Ok. Sono tutti Zetsu bianco. E non so manco io perché sono tutti Zetsu bianco, ma vabbè. Ovviamente, essendo una missione di classe C, sono facili. Però se ti mettono tutti sti nemici da sconfiggere, dopo un po' è una palla. Doppio critico, bravo Naruto. Terza e ultima mappa, il boss. Bella. Bella, sta cosa mi piace. Mage Kakashi. No, 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 no. Kurama travestito da drago, non puoi. E Kurama travestito da brutta. Eccolo, è lui, è Kurama. È Kurama, è Kurama. Ah, ecco Rama, ah, aiuto. Meno male che non ha altre zampe che non aiutano. Rasengan, vabbè, sconfitto in men che non si dica. Ma perché la missione in classe C? È fighissimo però. Devo ammettere che è carina. Carina, divertente, essendo anche un pesce d'aprile, ci sta. Bello. Non credo che finisca qua la missione, non credo. Ma noi ovviamente ci faremo una missione della storia perché dobbiamo iniziare veramente vero e proprio la seconda stagione. Quindi intanto ci siamo fatti questo perché volevo farlo. Ma ci sta, era giusto per farla a livello di cosa carina. Abbiamo preso tutti. Già finita, veramente. Ma non mi prendi per il culo? O mi prendi per il culo? Vabbè, andandomi da sti tesori. Già finita, così veramente. Ah, ecco. Uno se l'aspetta, magari dura, invece no. Finito, yeah! Completo. Va bene, ci. Dai. Ha un suo. Ha una sua cosa divertente, ci sta. Comunque, ditemi cosa servono sotto nei commenti gli scrigni, perché non lo so. Credo che servano per. Non a wakenare, ma. Training, forse, credo di sì. Comunque, iniziamo veramente la seconda stagione con lo Step 13, The Third Great Ninja War. La terza guerra ninja. The Great Ninja Wars Begin. Non ho capito. Vabbè, iniziamo, noi prendiamo. Che palle. Vabbè, allora io mi prendo questo Sasuke. Va bene così. Start mission. Andiamo. Diciamo come pesce d'aprile è carino. C, quindi la fai subito. Ci sta il fatto che uno si aspetta, magari c'è la C, B e tutte le varie cose. Ma invece non è così. Ah, parlano di 10 anni fa. Obito. Entriamo nel vivo. Entriamo nel vivo. Kakashi, entriamo nel vivo. E si sente, ho visto, ho letto Minato. Rin. Ah, oh, che bello. Allora, forse come molti di voi non sanno, Obito mi piace molto come personaggio. Il mio preferito è Naruto, ma Obito mi piace anche lui molto. Come personaggio, oltre ad avere una storia drammatica, cioè,
brutta perché sì, è brutta. Però è molto forte anche come personaggio in generale. Ed è anche a livello estetico bello perché ha un suo perché, diciamo, ecco. Sostanza, diciamo che ha un suo perché. Intanto, picchiamo tutti questi brutti tipi. Brutti, inutili. Subiamo del danno e vabbè, tanto non è grosso. La sorella non è grossolano. Cioè, nel senso, non è grosso come danno. Aiuto. Ma vabbè. Ok. Quindi con tranquilli fa. Muore. Incoming boss. Non per qualcosa, però io magari farei in un certo modo che magari si chiama eliminarti. Subito, dirti ciao ciao. Windstyle Rasen Shuriken. Goodbye, motherfucker. Woolchuck and Bull, la chiamavano. Ovviamente, come storia ci sta. Sarà un po' lunghina, essendo adesso che ci penso che c'è ancora l'organizzazione Alba da ammazzare. Deidara che va con Ga che prende Gaara. Rin Minato. Eccoli. Ci sono ancora molte cose che sono da fare. Io adoro quel coso. Cioè, per chi sempre lo sa, Minato è anche uno dei miei personaggi preferiti del gioco. Dell'anime. Mi piace molto come personaggio. Oltre ad essere il padre del mio personaggio preferito. Ma questi sono solamente dettagli. Potrebbe essere già finita, ma con una missione non ha un cacchio di senso. Credo che questo stage serva proprio a dividere la prima serie con la seconda. Per poi, cioè, spiegano tutta la situazione di Obito. Quindi tutta la storia che lui muore. Arrivo subito. Quindi, ragazzi, non mi resta che dirvi che per questo video è tutto. Mi raccomando, lasciate un bel pollice in su. Commentate, condividete e iscrivetevi che ho fatto. Noi ci vediamo tra poco e domani con un video. Pimica a tutti.